Ciao a tutti amici e ben ritrovati di nuovo in questo video tutorial. Ho fatto un video di come ho ripristinato questa ringhiera, ho fatto vedere alcune tecniche di lavorazione, di come prepararla, di come sverniciarla. E se non l'avete ancora visto vi lascio il link in descrizione, andate a scoprirlo. E però non vi ho fatto vedere questo tipo di buco creato dalla ruggine, perché volevo appunto fare un video con questo, con questa tematica qua. Vi faccio vedere alcune cose che vi occorreranno per realizzare il tutto. Allora, un compressore che andremo a soffiare la ruggine che si è depositata, nel mio caso, qui dentro. E poi abbiamo questo flessibile con questa carta lamellare per cercare di pulire la parte. Abbiamo lo stucco per i metalli, qualche spatolina e qualche giornale per riempire i buchi. Userò questo tipo di giornale per cercare di tappare quel buco. Vi ricordo ragazzi che ci sono anche altri modi per riuscire a fare questi lavori, tagliarla e rifarla completamente in ferro, ma io voglio fare quella tecnica qua per una questione di risparmio. Abbiamo tappato il buco, ora dovremo cominciare a carteggiarla. Ragazzi, abbiamo riempito il buco con la carta, abbiamo carteggiato, ora prepareremo lo stucco. Preparare questo stucco qui, che è un stucco bicomponente, arriva così: questo qua è lo stucco e questo qua è l'indurente. Leggete sempre la confezione di quanto l'indurente va messo, perché se ne mettete troppo non riuscite a rimodellarlo in tempo. We'll be right back.
Ragazzi, qui ho carteggiato, gli ho dato una mano, però carteggiando ho notato che si notano alcuni buchi. Ho fatto ancora un pochino di stucco e cerco di dargli un'altra mano. Sono qui in alto sulla scala, con una mano sto tenendo il telefono, con una mano sto lavorando. Faccio un po' fatica. La parte più brutta è questa. Con questo tutorial spero che abbiamo risparmiato alcuni euro. Ora gli sto dando un fondo antirugine. Ed eccoci arrivati alla fine del video, ragazzi. Avete visto che anche avendo a disposizione pochissimi attrezzi si possono realizzare dei lavoretti, piccoli lavoretti, fai da te, in modo molto semplice ed economico. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto, accendete anche le notifiche così sarete avvisati quando usciranno i prossimi video, e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!